if you want to give this information. Okay. Can you hear well? Okay, first of all, welcome to the workshop. We're all excited that you're here. My name is Tamar Fuchs, and before we'll begin, I just want to have a few messages. If you need a Wi-Fi, so the password and the username is here with me, you're welcome to come and to take it from me. The second thing, tomorrow we're going to be here. So this hall is going to be used also tomorrow and not the other address that we sent you before. So we'll meet here. And the last thing is, I will just ask you to raise your hand if you're going to join the shuttle tonight, because we have to know how many people are going to join us. So if you're going to join the shuttle on the way there or on the way back, please just raise your hand now. So I have, sorry for counting, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, okay, 12. And if you need anything, Mara is here and I'm here, so any question, please don't hesitate. We'll love to help. Okay. And good luck to all. Thank you very much. I am not Paolo D'Angeli. Okay, yes. Okay. Good afternoon, everybody. Let me start by extending a warm thanks to the Italian and the Israeli organizers of this conference, which strike me for this a very rich program. The interdisciplinary approach at work here will enable us to better understand some facets of the important issue under discussion. Thanks then again to Ben Zvi Institute and its Center for Documentation, to the University of Roma III, El CDEC di Milano, c'è qui Michele Salfatti. The first session already reflects and highlights the agenda of the conference, I think, which revolves around the remembrance of history and the revisitation of memory. We will join in through the diaries with Professor Barbara Spadaro of Bristol University, and we will look into the construction and transmission of the memory of the Shoah ethos of the Libyan Jews with Professor Joseph Chitrit. The nexus of history and the memory. Non si sente? Ora sì. Ok. Ah, più vicina. Allora, ok, allora uso quest'altro. Quindi non si è sentito niente. Va bene. The nexus of history and memory is gaining an ever more crucial relevance. And today, in this conference, drawing on history and the stories we'll hear, we are writing a new page, I think, about memory in its relation to history. Let me now introduce, without further ado, the speakers of the first session. Barbara Spadaro is a research associate of the Bristol University, and she is a member of the School of Modern Languages. And her first book, Una colonia italiana, è scritto in italiano, questo, altre cose sono moltissime in inglese, Una colonia italiana, incontri, memorie e rappresentazioni tra Italia e Libia, stemmed from her PhD in modern European history. And only recent publication, Spadaro, The Italian Empire at Home, Fascist Girls, Imperial Propaganda and the Racialized Memory of Italy. And another book, Gender and Religion in Imperial Relations. And I want to give you the microphone. Okay. Thank you very much. Yes. I will try to set up the PowerPoint first. Here we go.
So thank you very much to the organizer of this conference, of this workshop that gathered probably some of the biggest name in the field of the study of Jews from North Africa. I'm really thrilled to be here. Thank you very much. And thanks also to our chair, Claudia Hassan, for her introduction. So this is also going to be a very short introduction. I will speak just for a few minutes, just to talk about this co-presented paper that I'm going to deliver with my fellow presenter, Mr. Dan Nunes-Weiss. So I've been working with the memory and the archives and the records of the Nunes-Weiss families for a few years now. And I'm really delighted to be here today to present this extraordinary document, The Diary of Roberto Nunes-Weiss. The presentation of today, for me, it's the first it's a sort of experiment in research practice, because I've been trained as an historian. I've been studying transnational history of Italian identity and culture. But now I'm very much interested in memory studies and in the way in which historical narrative travels in culture. I think that in order to do so, in order to rewrite meaningful histories and meaningful memories, it's absolutely crucial to rediscuss, to reconsider also our research practice and the way in which historical narratives are created. So in this experience of putting together our presentation, I've seen how my historical narratives have met Dan's reading of his father's diary. And I hope that the way in which we have organized the presentation today will reflect that. The only thing I really want to underline, just to say why, how I have encountered this family, is that I think that the histories and trajectories of the families of Jews from North Africa are an emerging historical topic for very obvious reasons. They are, in my view, they are the so-called history that nobody wanted. Those histories and those trajectories that were discarded from nationalized accounts of history, both from Europe and from North Africa, and throughout also the processes of decolonization. So here I have put a picture of the Nunes-Weiss family of an engagement that was celebrated in Tunis in the early 1920s. Just to underline the very cosmopolitan background of this family that has been literally one of those European families outside Europe. So the trajectory of this family and their culture and memory tell us lots of things about the shifting ideas of Europe from the 19th century of world and their intermingle with imperial history. Roberto Nunes-Weiss is also the author of Reminiscenze Tripoline. So speaking about memory, this is, I think, the most important and most popular book of memories of Italian Libya. Because, and this is really the last thing I want to underline, this family, the Nunes-Weiss family, identifies themselves as a family of Italian Jews from Libya. And I really want to emphasize that, because in this conference, we are going to touch on the very different background of North African Jews. And I think that also the choice of reading Roberto Nunes-Weiss text in Italian, also helping our audience with a handout on the screen, just want to reflect that. Just want to reflect all the languages that are embedded in historical narrative that too often are in dominant or mainstream languages, but that make us understand the complexity of cultural and historical patterns of the past. Thank you very much, and I will leave it to Dan, and then we will read some excerpts of the diary alternatively. First of all, I would just like to know, we have 20 or 30 minutes, because it depends on what we choose to read. 30 is okay.
Alle? 4:20 è tanto. Sì, sì, no, 4:20 è tantissimo, noi finiamo prima. Ma siamo okay. Cronometrati. Thank you very much for accepting our proposal and giving me the opportunity to pay a tribute to my father's memory. My father, Roberto Nunes Weiss, was born in Tripoli, of course, and was very active with the Jewish community in Tripoli. He went twice to the future Israel, once to attend the Maccabiad, and the second to escort the young people Aliyah. Then in Rome, as she already told you, wrote a book, Reminiscenze Tripoline, and asking elder people for their memories of the starting of the 20th century in Tripoli. The journal we are presenting starts from Italy entering the war until 2 weeks after the arrival of the British army. In these 2 years, he also engaged and married with Vera Paggi, who is the granddaughter of the founder of Italian school in Tripoli in 1876. He wrote it day by day, and in a book it would be about 120 pages. So today we can just give an idea of what is its content. There is a main mood across all the journal, and it is a mood of waiting and hope. Waiting and hope for the arrival of the British Army, of course. And all the discussion with friends, with all people known, who heard news in the radio or read in some newspaper or trying to understand what was laying under the propaganda in the newspapers. These discussions were almost among Jews, because Jews and Arabs who waited for the arrival of the British army didn't want the Italians and Germans know their hope. He says, popolazione ebraica ed araba, tanto l'una che l'altra attendono con ansia la venuta dei britannici, l'attendono con impazienza e con gioia, ma non lo danno a dimostrare per non urtare la suscettibilità e non incorrere nell'ira vendicatrice dei tedeschi e italiani. The first page, which is interesting for a reason, there is a burning below the page. I read what he writes. Una bomba è caduta a una cinquantina di metri dal mio ufficio. Molte schegge hanno forato la serranda e si sono conficcate nel muro e sono uscite dalla serranda opposta in un angolo. Una minutissima scheggia, grossa forse come un pisello, ha forato l'armadio ed è penetrata in una risma di carta commerciale, corrodendone tutto un lato. Questo foglio è uno di quelli appartenenti a quella risma e porta visibile in calce i segni impressi dal ferro inglese. And that was the first bombing onto Tripoli. Now we are going to read a few excerpts concerning the Jewish life, particularly. Life, conditions and mood. November 42. Vera ed io, Vera, his wife, siamo decisi ad andare a pernottare a Collina Verde. Già da qualche giorno abbiamo ricominciato l'andirivieni. Siamo sistemati in una cameretta di circa metri 3x3. Non è una gran dimora, ma è sufficiente a contenere due molle, due sedie e un armadietto, e tanto basta. Ci portiamo sulla cena bella e pronta. E Vera trova sempre il modo di preparare qualche buon bocconcino. Dopo cena si va un po' dai nostri ospiti, Barda, ovvero il Raccà, a fare quattro chiacchiere. La mattina di buon'ora sveglia e ritorno a Tripoli con l'autobus delle 7:30. Dovunque si vada, chiunque incontri dei nostri amici, la domanda rituale è la seguente: novità? E ognuno dice le sue ultime notizie, udite più o meno direttamente da Radio Londra o Cairo o Ankara. Gli ebrei non hanno apparecchi riceventi, perché da circa 2 mesi sono stati tutti ritirati dalle autorità. Ci pensano
però gli arabi ad ascoltare e tenere informati i loro amici ebrei. Anche molti italiani, del resto, non si peritano dei gravi rischi che comporta l'udire trasmissioni di stazioni estere o neutrali e, condividendo in pieno il nostro modo di vedere, raccontano per filo e per segno ciò che queste raccontano. E questa è una... Then the recruitment for working camps of young Jewish from 18 to 45. La precettazione civile. Tutti gli uomini da 18 ai 45 anni sono soggetti a mobilitazione. Ancora una prova di incapacità organizzativa e di ignoranza da parte delle autorità italiane. È incaricato di tale compito la Corguerra. Fa, disfa, chiama parte dei giovani, li rimanda a casa, poi passa la pratica al commissariato per le migrazioni interne e colonizzazione. Nuovo studio, nuovi elenchi, nuovi richiami, nuova confusione. Finalmente il genio militare si interessa direttamente della cosa. Alcuni giovani che si trovavano già in Cirenaica per preparare la venuta delle centinaia di lavoratori vengono rispediti a Tripoli. Il generale ha già fatto la prova di alcuni elementi inviatili e fa sapere di desiderare degli abili e non inabili ai duri lavori stradali. Il genio procede a nuove reclutazioni, visite e finalmente parte per la Cirenaica un gruppo di 350 giovani. Stiamo parlando di ebrei, sempre tutti questi. Essi saranno inviati alla frontiera egiziana e addetti alla costruzione di strade. Questi disgraziati avranno una paga giornaliera irrisoria, viveri insufficienti, acqua appena sufficiente per bere. Saranno sottoposti ai bombardamenti aerei inglesi alla fatica finché un bel giorno la ritirata non travolgerà anch'essi. Una quarantina sono tornati a Tripoli qualche giorno fa, laceri, stanchi, affamati. Gli altri pare siano sulla via del ritorno. Così probabilmente avrà fine questo poco brillante esperimento. Bisogna però dire che gli italiani si sono dimostrati incapaci di organizzare e avviare al lavoro qualche migliaio di individui, di cui d'altra parte avevano urgente bisogno. In un primo tempo, quando cominciarono ad arrivare le cartoline precetto, fu una corsa all'impiego presso ditte o enti ariani. In molti casi ciò fu sufficiente ad essere esonerati, ma quando questo sotterfugio si dimostrò impotente a salvare dei giovani dal lavoro obbligatorio, ricominciò la corsa alle raccomandazioni. Molti pezzi grossi fecero del loro meglio per aiutare i giudei in questa contingenza. Coloro i quali non sapevano a chi ricorrere mandavano le proprie mogli, bambini, madri a supplicare di essere esonerati. Taluni ricorsero pare ad esperienti vari per figurare di aver oltrepassato la data utile per il richiamo. Altri approfittarono dell'interessata convivenza di alcuni medici per figurare ammalati più o meno gravemente. Nonostante però tutto questo subbuglio, qualche centinaio di giovani venne pescato e inviato in un campo presso Homs. E qui incomincia il secondo tempo. Indisciplina, disordine, procurarsi di infermità e malattie per sfuggire al lavoro, credo che gli ufficiali addetti al campo si saranno messi mille volte le mani nei capelli. Poi però a poco i giovani vennero raggiunti dalle loro famiglie, venne formandosi un vero e proprio campo famiglia su tipo di quello dei militari indigeni. Più di un incidente mortale si verificò al campo ed in seguito più lontano in Cirenaica. Ora pare che tutti verranno rimandati alle proprie case, devono averne avuto proprio abbastanza. Gli ufficiali italiani, tutto sommato, hanno avuto una grande indulgenza e hanno molte volte chiuso gli occhi alle loro mancanze. E vabbè, questo saltiamo. Now there is a very interesting... No, the food distribution. There is an interesting fact about the food distribution, which was already so little, because there was a difference between Italian Jews and non-Italians. That is, here you see the quantity of food per month. On the left column, you find nazionali, which includes Italians, Italian Jews, and foreigners. In the second, there are Arabs and non-Italian Jews, who have almost half of the others.
Now we'll see the effect made by two parades, the first of the Germans at the beginning of the story and the second of the British at the end. The Germans. You read it? Okay. I tedeschi. Ma un brutto giorno, un giorno che non dimenticherò mai, ho una poco gradita sorpresa. È una mattinata di sabato, esco verso le 11 dall'ufficio e vado a casa a farmi un bagno. A mezzogiorno sono pronto, si attende papà per andare a tavola. Viene la mezza, viene l'una e papà non si vede. L'avevo lasciato in ufficio. Dove sarà mai? Inforco la bicicletta e vado a cercarlo. Arrivo in Piazza Italia e la trovo sbarrata. Una quantità di gente sui marciapiedi, un grande servizio d'ordine. Siccome intendo recarmi in ufficio, devo quindi attraversare Corso Sicilia, che è in questo punto bloccato. Faccio dietro fronte e imbocco una stradina per mezzo della quale sbuco direttamente sul corso. Anche qui, folla, circolazione vietata, ma si incomincia a capire di cosa si tratta. Sono arrivati dei tedeschi. Salgo sul terrazzo di una casa di amici e di qui si presenta uno spettacolo bello e terribile. I tedeschi sono molti. A perdita d'occhio per tutto il corso sono schierate in un ordine perfetto su tre file macchine, motociclette, autoblindo, batterie anticarro e antiaeree autotrasportate, camion, autocucine, tutto un complesso di materiali formidabili nella sua matematica precisione e organicità. E gli uomini? Sono appiedati, ognuno vicino alla propria macchina, composti, disciplinati, bellissimi nel loro comportamento. Nessuno sa dirmi cosa significhi questa parata. Qualcuno azzarda l'ipotesi che sul castello, di fronte al mare, venga innalzata a fianco della bandiera italiana quella tedesca. Poco mi interessa del resto sapere perché si siano schierate queste forze. Ciò che constato, purtroppo, è che è potuto giungere qui un nucleo non indifferente di soldati tedeschi, e questo allontana ancora di più la speranza della liberazione. Perché essi danno veramente l'impressione della forza, e non di una forza bruta, ma calma e calcolatrice. Solo ora intendo cosa siano veramente le unità motorizzate. Solo ora comprendo come la Germania abbia potuto ottenere così sbalorditive vittorie. Tutto rispecchia il profondo studio di ogni problema tecnico, la meticolosa cura organizzativa, il perfetto addestramento degli uomini. A un ordine dato, questi si schierano per centurie e a passo cadenzato si recano in Piazza Castello, dove formano quadrato. Questo terrazzo è un ottimo punto di osservazione e posso seguire tutti i movimenti dei soldati. È la prima volta che vedo dei soldati tedeschi manovrare e, francamente, malgrado sia preparato sulla risaputa loro abilità, rimango sbalordito dalla perfezione dei loro movimenti. Ordini eseguiti di scatto, in un tempo anziché in due come nel regolamento italiano. Passo cadenzato, uniforme, matematico. Questi uomini hanno proprio il senso del tempo. Poco dopo, in Piazza Castello, il governatore della Libia, generale Garibaldi, accompagnato dal comandante delle truppe tedesche, passa questa in rivista. Indi pronuncia brevi parole di benvenuto e di fede nella vittoria, parole che vengono man mano tradotte in tedesco da un ufficiale germanico. Ora gli uomini tornano nelle loro macchine, vi installano e inizia la sfilata, lenta, regolare, perfetta. La cerimonia è ultimata. Rientrando a casa incontro papà, che era rimasto bloccato dall'altro lato del Corso Sicilia. Sono molto depresso. E la depressione aumenta nei giorni seguenti, per il frequente ripetersi di nuovi arrivi, di nuove sfilate sempre più imponenti. Ricordo la più grandiosa di tutte. Terminato l'orario di lavoro, esco dall'ufficio. Nuovamente Corso Sicilia bloccato, questa volta una rassegna impressionante di carri armati. Saranno, fra medi e pesanti, circa 400. Sono già schierati in perfetto ordine, sempre su tre file. Incredibile, tutto questo fluire di mezzi su Corso Sicilia si è svolto quasi in silenzio ed in brevissimo tempo. Dal mio ufficio, che era lì a pochi passi, non avevo avuto alcun sentore del passaggio di tanto ben di Dio. Sarebbe il caso di dire male di Dio. È che questi mezzi, benché enormi, sono estremamente manovrabili e potenti. Faccio io l'altro? Sì. Ok. Arrival of the British. Sabato 23 gennaio 1943. Sono arrivati. Stamani alle 7 mi vengono a svegliare e mi danno questo annunzio. Mi alzo a precipizio e dalla terrazza scorgo verso Piazza Castello un agglomerato di macchine. Sono gli inglesi. Mi vesto e poi subito per strada. Piazza Italia e Piazza Castello fino al mare sono bloccate da sentinelle. Carri armati, autoblindo, vetture vi sostano.
I soldati, quasi tutti bianchi, si danno da fare, chi a lavarsi, a preparare da mangiare, a riordinare le proprie cose. La gente cominciava ad affluire e a curiosare. Già si riesce a riconoscere gli inglesi dagli scozzesi, a capire qualcosa dei gradi. Vestono tutti un giubbotto di lana e pantaloni lunghi chiusi alla caviglia di tela. Gli inglesi hanno per copricapo la bustina o il berretto piatto, gli Highlanders il basco o il variopinto berrettino scozzese. Tutti molto semplici, cordiali. Rispondono di buon grado al saluto, conversano amichevolmente. Vi sono tra di essi anche soldati di colore, sudanesi, senegalesi, indiani, tutti nella stessa uniforme, solo varia il copricapo. Molte macchine del corpo di polizia militare con i suoi policemen dal berretto rosso. Mi arrampico sul terrazzo del Banco di Roma, da dove avevo assistito alle sfilate delle forze tedesche. Esso domina perfettamente le due piazze. È molto interessante assistere al movimento di macchine e uomini che affluiscono da tutte le parti e si diramano in tutte le direzioni. I carri armati vanno disponendosi in bell'ordine al centro di Piazza Castello. Capitano sul terrazzo due corrispondenti di guerra, uno inglese e l'altro americano. Prendono delle foto dell'ammassamento in basso e di noi che stiamo qui a curiosare. Uno ci dice anzi di mostrare più interesse per lo spettacolo e fa scattare una seconda volta l'apparecchio. Fatto così il mio giro di ispezione, questo è it's another day. Except. Fatto così il mio giro di ispezione, andrei a prendere Vera in casa e poi recarmi al mio solito luogo preferito di osservazione, il terrazzo del Banco di Roma. Arrivammo però un po' in ritardo, mentre le truppe scozzesi già sfilavano in parata dinanzi alla piccola tribuna appositamente eretta. Alcuni amici mi dissero che poco prima Lord Alexander, comandante di tutte le forze alleate del Medio Oriente, era passato per due volte dinanzi allo schieramento per passarlo in rivista. Ultimata l'impeccabile sfilata degli Highlanders, chiusa dalla loro superba e fantastica banda, Lord Alexander prese posto sulla sua vettura aperta, la quale, preceduta e seguita da tre autoblinde, si allontanò per via Ciano. Sceso per strada, osservai che i carri armati e le macchine schierate non si spostavano. Gli equipaggi, anzi, presero a riordinarli, ripulirli, lucidarli, alcuni soldati a sistemare le loro divise, altri a dare il lucido alle proprie scarpe. Ci siamo, pensai stamattina, questa era la prova generale, domattina grande spettacolo in onore di Churchill. Stamane alle 9 ha avuto luogo l'attesa visita, servizio d'ordine rigorosissimo, impossibile affacciarsi a balconi, finestre e terrazze, impossibile avvicinarsi alle vie della sfilata. Però Vera ed io siamo riusciti a trovare un angolino dal quale si poteva scorgere a distanza di circa 20 metri un breve passaggio di Corso Sicilia. Di qui abbiamo visto passare due volte Churchill. La prima volta ci volgeva le spalle, la seconda era rivolta dalla nostra parte. In piedi, sulla macchina scoperta, in divisa di commodore di aviazione, Churchill appariva sorridente e soddisfatto. Un nutrito applauso lo accolse da parte della forza araba ed ebraica ammassata nello stretto vicolo, ed egli rispose salutando con la mano a destra, l'indice e il medio aperti a formare una V, Victory. Dopodiché immaginai che finita la cerimonia il corteo sarebbe passato come ieri da via Ciano. Di qui passò infatti una mezz'ora dopo e potremmo vederlo più da vicino. Nel pomeriggio Churchill si recò nuovamente in Piazza Castello e qui, prendendo commiato dalle autorità militari e civili, tra cui una rappresentanza della comunità israelitica, disse loro: "Better days are coming." Adesso non so se abbiamo altro tempo, possiamo leggere della bomba. Do we have time? Or maybe we want to keep it for the questions. Yes, it's better. Okay, thank you very much. Thank you.